La giunta cancella la variante parziale al piano degli interventi relativa alla città storica approvata dall'ex amministrazione Rucco e ne adotta una nuova di zecca. Nel documento approvato arriva un'apertura per la riqualificazione energetica degli edifici. Resta il divieto per quelli di pregio storico e per le aree tutelate dal sito UNESCO. Negli altri immobili invece sarà possibile installarli non più solo sulla falda che non guarda la strada, come previsto dal piano precedente, ma su tutte le falde, seguendo però delle regole ben precise. È un punto importante, per raggiungere il quale abbiamo lavorato anche con un'interlocuzione con la soprintendenza per definire quindi delle regole che consentono l'installazione di pannelli in maniera, maggiore rispetto a quelle che erano le previsioni precedenti. Viene anche rivisto quel no a priori del precedente documento per nuovi garage in centro storico, magari al posto dei negozi. Che noi cerchiamo di limitare quelle che sono le aperture dei nuovi garage. Non possiamo però nascondere che c'era un difetto anche nella normativa precedente adottata da Rufco, ovvero che la normativa nazionale prevale. E siccome ad oggi è presente una normativa che consente di derogare, di questo noi dobbiamo tener conto.